La salute vien dai piedi. Dall'esame baropodometrico ai plantari. Ne parliamo oggi in studio assieme all'ospite Walter Iozzelli, dottore in tecniche ortopediche. Benvenuti gentili telespettatrici e telespettatori a questo nuovo appuntamento della salute, la trasmissione di medicina di Rete 7 che parla di prevenzione, di tecniche diagnostiche, di nuove frontiere della medicina e della ricerca. Oggi affronteremo un argomento molto interessante e anche di grande attualità. Parleremo quindi dei nostri piedi, di come studiarli, di quali patologie possono derivarci da un cattivo appoggio anche e soprattutto alla nostra postura, una cosa di cui dobbiamo tenere molto conto per tutta una serie di disturbi importanti. Lo facciamo in compagnia di un carissimo amico che ci è venuto a trovare, che è il dottor Walter Iozzelli. Ciao Walter e benvenuto. Ciao Giorgio. Che è, come si presenterà meglio lui, uno specialista, un tecnico ortopedico, quindi un laureato in una di queste professioni sanitarie importantissime, il tecnico ortopedico. Ma prego Walter, chiariscici noi prima un po' la qualifica del tecnico ortopedico. Sì, ciao Giorgio, innanzitutto ti ringrazio per l'invito, sei sempre molto gentile. Io sono un laureato in tecnica ortopedica e circa 28 anni che mi occupo di piede e patologie ad esso correlato, anche perché di base c'è che il pensiero va al piede mentre non si tiene conto di tutto ciò che c'è al di sopra e della funzione importantissima che svolge il piede. Giusto per presentarmi in modo corretto, io svolgo la mia professione presso un'ortopedia, ho delle collaborazioni con studi medici in cui mi occupo dell'esame del passo, esame podoposturale o baropodometria che si voglia definire. E poi ho delle collaborazioni anche con l'Università Torino del Suism Torino. Ecco, io ti farei una prima domanda perché ho trovato molto interessante. Se ci chiarisci questo concetto che già in parte hai introdotto della podopostura. Sì. Allora, la podopostura è una parte della posturologia. La posturologia è la scienza che studia la posizione del corpo nello spazio. Ecco, io sono una figura professionale, ho studiato per realizzare quelle che sono le variazioni della postura quando la problematica riguarda i piedi. Per cui si suol dire in termine quando c'è una problematica ascendente, cioè che tende dai piedi a salire. Ah, ho capito. E questo, allora, magari anche con il supporto di immagini che tu ci hai portato, vorrei un po' che tu ci spiegassi come si fa questo esame podoposturale. Sì. Questo esame consta di più parti. Inizierei con l'esame in statica, dove viene posizionata la persona sulla pedana, che può essere o una pedana baropodometrica o un tapis-roulant in posizione statica, e qua si fa la prima acquisizione. Dopodiché si va alla seconda parte importante e direi fondamentale per chi ha una buona azione di movimento, e che l'esame dinamica. L'esame dinamica però incamminata, per cui non si svolge nulla di che se non una semplice camminata che fa sì che si possa analizzare per più tempo la persona nella situazione in cui si trova normalmente. È per questo che io utilizzo preferibilmente, malgrado le abbia tutte e due, il tapis-roulant, perché è quello che più ti fa apprezzare la naturalezza del gesto. Questi colori che si vedono, che cosa stanno a significare? Ecco, questi colori che poi sono quantificati, e la cosa bella è che questo esame dà una caratteristica di qualità e quantità nell'appoggio. Okay. Ecco. Un altro dato che emerge molto importante è quello del baricentro. Giusto per capire che cos'è il baricentro e ricordarci che cos'è il baricentro corporeo, è l'espressione del nostro piede al terreno, che è fondamentale per definire dove sta andando il nostro corpo nello spazio. Per cui cosa succede? Che riusciamo veramente a capire la nostra postura globale e se riusciamo a condizionarla attraverso dei test, attraverso questo esame, in qualche modo, se con della fisioterapia, con dei plantari, si guarda un attimino perché ogni situazione è a sé. Ecco, questo esame del passo che tu ci hai fatto vedere, ma lo fai innanzitutto perché, che cosa vuoi, quali sono le informazioni che vuoi raccogliere da questo esame? Tu dicevi qualitative, ma anche quantitative, sì, numericamente. Sì. E ti serve anche per capire, è una domanda un po' più, se ci sono delle zoppie, se ci sono dei rallentamenti, se non c'è una camminata fluida ma con qualche patologia, sì, anche periferica. L'ho anticipato un po' prima, il fatto che io lavori meglio con il tapirulan piuttosto che con la pedana, perché la ripetibilità del passo porta a far emergere quello che è il reale passo della persona, perché bisogna tenere presente che ci sono delle condizioni per cui noi facciamo accomodare il nostro paziente sulla pedana o sul tapirulan, la facciamo camminare, ecco, c'è sempre un po', ecco, c'è sempre un po' di soggezione da parte della persona, del paziente. Praticamente non ci sono le dita. Esattamente, in questo caso, ecco, che la regia ringrazio per la foto molto interessante, in questa foto emerge il punto massimo di espressione che può causare alcune patologie classiche per il tipo di appoggio che si ha. Qui si può notare come l'appoggio sia tutto sul calcagno, che non ci sia una volta plantare in appoggio corretto perché la rima mediale è molto assottigliata e che c'è solo in appoggio l'alluce, che per la carità è il dito più importante, certo, perché rappresenta quello della spinta, e gli altri sono un po', fra virgolette, secondari, ma sempre importanti. Questa è un'altra fase dell'esame, sì, che riguarda la raccolta di dati, definirei, e dopo aver fatto l'esame baropodometrico sulla pedana o sul tapirulan si utilizza questo, che è uno scanner tridimensionale di ultima generazione che riproduce la forma esatta del piede, per cui cosa c'è? C'è la possibilità in laboratorio, attraverso una ricostruzione a computer, di vedere effettivamente le superfici del piede. E quindi tu poi, dopo lo vedremo, potrai verificare se la eventuale plantare soletta che metti corregge eventualmente, certo, questi difetti che tu hai riscontrato. Certo. Ecco, tu quindi fai questo studio statico, lo studio dinamico. Sì, c'è un'altra parte che ci siamo un po' persi nella discussione, anche, sì, perché tu sei molto addentro all'argomento, per cui corri. C'è un'altra parte molto importante che riguarda gli sportivi, perché c'è la possibilità di fare quello che noi definiamo o gesto tecnico o gesto sportivo, che può essere dalla semplice camminata un pochettino più veloce alla corsa, oppure a seconda dello sport che uno svolge. Mi viene in mente, non so, il golf, con la possibilità di fare una simulazione del swing in modo tale da vedere quali parti del piede sono particolarmente sollecitate, e questo fa in modo che per noi ci dà modo nella costruzione eventualmente di plantari ortopedici su misura, di vedere esattamente quella che è la parte, e fa sì che una persona che ripete questo gesto per molto tempo non vada incontro a patologie che riguardano la ripetibilità. Esatto, quindi sovraccarico. Esattamente, la ripetibilità del gesto, perché si è visto che è la ripetibilità del gesto che ci porta ad avere delle problematiche, non è se lo faccio una sola volta e poi non lo faccio più. Una volta che tu hai fatto le tue valutazioni qualitative e quantitative sul soggetto comune oppure sullo sportivo agonistico, so che tu collabori anche con molti sportivi, sì, importanti, ecco, possiamo definire che nel momento in cui tu hai riscontrato che il piede poggia correttamente, automaticamente la nostra postura sia corretta? Allora, no, allora io verifico la postura. Di solito chi giunge nei nostri studi ha sempre qualcosa da migliorare, difficilmente ho trovato, perché di solito chi è perfetto o chi ha un buono stato fisico di allenamento muscolare non si rivolge, se non per controlli, ma è molto difficile. Invece si cerca di far migliorare la postura e, come dicevi tu prima, nello sportivo. Lo sportivo è un soggetto che si presenta spesso nei nostri studi e nei nostri ambulatori, perché è un soggetto che o vuole farsi controllare o eventualmente vuole aumentare le proprie performance, cosa non da poco, soprattutto se parliamo di sportivi di buon livello che magari non hanno più 20 anni ma dai 30-35 anni in poi devono essere trattati con cautele maggiori, anche perché gli infortuni durano molto di più, c'è molto più tempo, per cui è importante controllarsi. Ecco. Mi ricordo che una volta tu mi parlasti, non è in questo argomento, di una calza considerata doping, sì, no? Perché migliorava la sì, performance. Sì. Quindi a questo punto, facendo un'analisi complessiva come tu fai del soggetto, della sua postura, dei suoi piedi in maniera statica, in maniera dinamica, si può intervenire su questa sì, postura podalica. E allora come si può intervenire? Cosa fai a questo punto? Allora, noi realizziamo, io mi occupo proprio di quello, è il focus della mia attività, di confezionare, progettare dei plantari ortopedici. Ah, ecco qua. Sì. Ecco, esattamente. Progettare dei plantari ortopedici che hanno delle caratteristiche molto importanti, perché sono assolutamente customizzati, realizzati a persona, cioè significa che il piede destro è diverso dal piede sinistro e il plantare è realizzato per far migliorare la postura e soprattutto per far sì che l'utilizzatore, il paziente utilizzatore, sia sempre un soggetto che da questo ne tragga beneficio, certo, beneficio, e che non sia complicato portarlo, perché ciò che mi viene riferito dai miei pazienti ma tutti i giorni, ma cosa devo fare? Devo buttare via tutte le scarpe, certo, ma adesso... Certo. Purtroppo non c'è tantissima cultura riguardo al plantare, ma di fatto che cos'è il plantare? Altro non è che la giusta interfaccia per la persona, per il peso della persona, per l'attività della persona, e mi spingo in parti ancora più particolareggiate, scusatemi il bisticcio di parole, ma anche un'eccessiva sudorazione può essere per noi fonte di adattamento di un plantare, soprattutto nell'utilizzo di materiali certo, di un certo tipo piuttosto che un altro. Ecco, nella tua esperienza, tu ci ricordavi 28 anni di esperienza, ecco, sì, come sono cambiati i plantari? Tu avrai cominciato con altri tipi di plantari, di materiali anche. Oggi come sono sì, e cos'è cambiato? Allora, diciamo che facendo un pochettino di storia, il plantare nasce addirittura in ferro, per cui si parlava di correzione coattiva, però assolutamente zero comfort. Difatti duravano una vita perché li prendevi e li posavi in un cassetto perché non erano assolutamente... Ah, ecco, per questo sì, duravano una vita per quello. Sì. Dal ferro si è passato a dei materiali plastici che hanno raggiunto un livello di compliance migliore, però di base c'è che andando più avanti si è passato a dei materiali come il sughero e subito dopo il sughero a dei materiali termoformabili, che sono quelli che utilizziamo adesso, che hanno degli short, cioè dei fattori di schiacciamento che sono proporzionali al tipo di attività. Ah, okay, quindi proprio adattabile. Quindi. Sì. Quando io parlo di rapporto con il peso è proprio quello, perché non è possibile che una persona utilizzi gli stessi plantari se ha un peso di 60 kg piuttosto che un peso di 90, certo, perché non va bene né all'uno né all'altra. Quella più leggera li sentirebbe sicuramente molto duri, quello più pesante li sentirebbe morbidi all'eccesso e non farebbero il loro lavoro, anche perché si parla di correzione nel minore, nello stato di accrescimento, quando si parla di bambini. E si parla di invece adattamento e confezionamento per le patologie in caso di adulti. Qui non sappiamo se è un pantalone elastico oppure un soggetto che no, è passato dalla nostra amica no, nutrizionista. Allora, no, diciamo che uno degli aspetti che è molto importante è che di azioni limitrofi che si fanno con il plantare e collaborare con alcuni professionisti. Certo. Fra questi possiamo annoverare i dentisti, possiamo annoverare i fisiatri, gli ortopedici e i nutrizionisti. Perché? Innanzitutto per un aspetto posturale, perché come abbiamo detto prima la postura viene influenzata dai piedi, ma anche dall'apparato stomatogniatico, cioè l'apparato masticatore, che sì, può essere variato a seconda del lavoro che il dentista compie, ma anche dall'ottorino e dall'oculista. Ultima branca che è fondamentale sono le collaborazioni con i nutrizionisti che abbiamo visto, sono molto utili, perché cosa succede? Che la persona in sovrappeso di solito ha dei problemi a livello scheletrico di cedimenti, perché il nostro, come tu sai benissimo, il nostro apparato scheletrico non è proporzionale al nostro peso, per cui spesso con la fase di dimagrimento un'altra operazione che si fa molto importante è tenere presente l'apparato scheletrico per cercare di portare la persona a fare delle attività che fino a quel momento erano impossibili per l'eccessivo peso. Ecco, questo tra l'altro mi fa fare una domanda specifica. Allora, abbiamo parlato tante volte del mal di schiena, del dolore all'anca, anche questo provocano delle zoppie, delle camminate protettive perché magari si sa di avere un dolore quando si sale una scala, si scende una scala, vi dicendo. Ecco, ma nella tua esperienza questi problemi, questi dolori alla colonna o all'anca o al ginocchio anche, possono venire influenzati dal piede, da una postura scorretta, da una podopostura sbagliata? Questo assolutamente sì. Ti spiego, io faccio sempre questo esempio ai miei pazienti per rendere semplicemente, con semplicità, conto di una situazione che magari si vive ma non si percepisce. Faccio un esempio di un sassolino che entra in una scarpa e fa sì che nel giro di una frazione di secondi il nostro corpo si sia già accorto che c'è un corpo estraneo, che è doloroso, ma soprattutto che va compensato. E per cui cosa succede? Che la persona automaticamente si sposta sull'arto controlaterale. Allora cosa succede? Questo è l'atteggiamento antalgico che compie il nostro corpo per andare in difesa. E pertanto, se l'appoggio non è corretto, il nostro corpo attua questi processi antalgici e si modifica in base al dolore della zona dove la prova. Per quello che è opportuno, io dico sempre dolore e valore. Cosa significa questo? Significa che al presentarsi anche in modo lieve, anche in modo saltuario di un dolore, sarebbe opportuno rivolgersi ai professionisti competenti per far sì che non si presenti ulteriormente. Ad esempio nel caso del piede io mi accorgo subito quando è un dolore cronico, cioè già affermato nel tempo, o se è un dolore che si è instaurato da poco tempo. Perché? Perché vedi che nel dolore cronico è assolutamente coinvolto l'arto controlaterale, per cui ha una zoppia da ambi i due lati, per cui il problema è da ambi i due lati, cosa stranissima che non accade se non quando passa molto tempo, perché di solito il dolore è monopodalico. Sì, certo. E il dolore posturale è un dolore che si presenta nel tempo sempre più frequentemente, normalmente si presenta in fase di stanchezza. Dopodiché pian piano si presenta anche quando non si è più stanchi e rimane questo dolore. Esattamente. Ecco, però sappiamo che il piede è anche un importante strumento circolatorio, perché il ritorno venoso al cuore avviene attraverso una pompa muscolare, quindi il piede in qualche modo, il plantare influenza anche questo? Sì, basti pensare che il piede viene chiamato il nostro secondo cuore, proprio perché ha il compito nella verticalizzazione. Eccolo qua. Eccolo, giusto. Ringrazio di nuovo la regia perché una foto perfetta. Che compito ha il piede? Il piede, con la deambulazione, con lo svolgere del passo, ha proprio il compito di spingere il sangue verso il polpaccio o verso il cuore. È per quello che alcune patologie, come ad esempio il piede piatto, non favoriscono questo ritorno venoso. Cosa ne sortisce? Ne sortisce che da un piede con un errato appoggio si può verificare delle fioriture della gamba e delle vene, varicose, ecco. Ed è per quello che... Quindi anche un modo per curarle, volendo, assolutamente, le vene varicose. Ecco. Assolutamente. Basti pensare che noi lavoriamo molto anche con i diabetologi, esatto, che giusto per capire, il diabete è una delle patologie che più interessa il piede, che vede un piede molto molto delicato, è il fatto di avere un ottimo appoggio al terreno, un ottimo ritorno venoso, è motivo di salvaguardia del piede, che nel caso del piede diabetico ha bisogno, ha necessità di molta attenzione. E tu fai fare anche della ginnastica ai piedi dei tuoi pazienti? Sì. Io mi appoggio di base a fisioterapisti, a osteopati, perché bisogna fare, io sono per il lavoro in team, certo, perché non mi sento, io mi occupo della mia parte, cerco di farlo al meglio, sì. Ma di base c'è che ci sono delle situazioni per cui stretching e rafforzo muscolare e ginnastica mirata possono assolutamente... Quindi c'è una sinergia tra plantare e rieducazione. Esattamente. Ecco. Tra le varie patologie che puoi curare grazie a questo studio baropodometrico e questo controllo, quali sono le più frequenti, quelle in cui tu ti incontri più frequentemente? Allora, sono fasciti plantari, che è dato proprio da un non corretto appoggio al terreno, normalmente si trova nel piede cavo, per cui si hanno delle contratture della fascia plantare che si infiamma, che di base non è una cosa grave, ma è assolutamente invalidante, perché sì, molto doloroso. Sì, anche perché il cuore viene definito lontano dagli occhi, lontano dal cuore, ma quando fa male si sente assolutamente. Un'altra patologia molto frequente che viene curata è la metatarsalgia, cioè un appoggio eccessivo in una parte che si chiama metatarsi, che è la parte anteriore no? Del piede, che viene soprattutto nelle donne con l'utilizzo di tacchi, certo. Viene molto provato, e poi anche perché molte volte ha un pannicolo adiposo che si assottiglia, e assottigliandosi cosa fa? Fa sì che le ossa vadano a contatto con il terreno, per cui questo è assolutamente... E da questo può derivare una cosa che tu ci menzionavi, il famoso neuroma di Morton. Certo, il neuroma di Morton... Che può arrivare fino alla chirurgia in certi casi. Sì, assolutamente. Diciamo che noi rappresentiamo forse lo stato, con il plantare, il primo step che si fa nel neuroma di Morton, che altro non è che un ispessimento di un nervo fra il terzo e il quarto raggio, che però risulta essere invalidante, perché da ciò che mi viene raccontato dai pazienti normalmente prende come delle scosse. I pazienti di solito mi dicono: mi toglievo la scarpa, camminavo, mi toglievo la scarpa, massaggiavo un po' il piede e poi andava bene. Però cosa succede? Che questa cosa si cronicizza fino al fatto di non riuscire più a mettere la scarpa. Quindi anche forse fare attenzione alle nostre scarpe, a volte sì. Si mettono delle scarpe troppo a punta, pianta molto stretta. Sì, diciamo che io tutti i giorni compio delle lotte, esatto, fra virgolette, con l'utilizzo di calzature, che è una di quelle cose che viene quando i pazienti si rifanno ai nostri studi, andiamo a controllare, perché sono un po' delle cartine tornasole. Diciamo che bisognerebbe far cultura in merito alle dimensioni della calzatura, perché tante volte trovo delle calzature che sono dei contenitori del piede, che sono più piccoli del piede che devono contenere. Sì, inevitabile le conseguenze. E poi, così stiamo per concludere, ma volevo citare ancora cose come l'alluce valgo, lo sperone calcaneare, no? Cioè, quotidianamente tu hai a che fare con queste cose. Diciamo che l'alluce valgo è la parte, secondo me, più importante delle patologie che io tratto, e di solito è caratterizzato nelle donne che con l'utilizzo... è un tutorino che lo... Sì, è un tutorino, un primo step su un alluce valgo, anche perché la foto che ha messo la regia non fa vedere proprio un alluce valgo vero e proprio, ma un alluce valgo all'inizio. E questo è un tutorino di quelli semplici che servono a far migliorare, ma di base c'è che l'alluce valgo bisogna esaminarlo nella postura globale e nell'asse della gamba. Certo. Perché solo l'alluce valgo dice un po' poco, e andare a lavorare con quei tutorini lì o con dei divaricatori non sempre è corretto, per cui visto che una persona si accorge di avere l'alluce valgo perché vede la rotazione, vede uscire l'osso del primoraggio, la cosiddetta cipolla, certo, chiamata volgarmente, però così però siamo rende l'idea, quello è un momento per fermarsi un attimino e fare una riflessione, anche perché è una via di non ritorno, se non chirurgica. Per cui mai come in questo periodo non consiglierei le operazioni, certo, per salvaguardare. Anche perché l'operazione normalmente mi viene chiesto: dottore, mi devo operare? E la mia risposta è sempre la stessa, che a decidere l'operazione o meno è il dolore che uno prova. Però se si riesce con un buon plantare, con eventualmente delle infiltrazioni locali, è meglio che arrivare a un intervento. Molto bene, direi che abbiamo rapidamente affrontato questo discorso sul piede e sul plantare col dottor Walter Iozzelli, che ricordo essere un dottore in tecnica ortopedica di lunga esperienza e che ci ha cercato di raccontare nel poco tempo a nostra disposizione un argomento di grande interesse e grande attualità, perché immagino che tu quotidianamente hai a che fare con tutte queste forme di patologie, di studi e via dicendo. Quindi voglio intanto ringraziarti. Che sei Grazie a te per l'invito, sei sempre molto gentile. E so che torneremo a chiacchierare anche con Corrado, tuo fratello, perché vogliamo affrontare l'argomento anche delle scoliosi, delle osteoporosi, dei busti ortopedici, che ci vengono molto chiesti questi argomenti. Quindi grazie a Walter Iozzelli, tecnico ortopedico, a tutte voi gentili telespettatrici e telespettatori. Come sempre una buona serata e vi aspetto il venerdì alle ore 20:30 sul canale 12 di Rete 7. Buona serata a tutti e arrivederci in salute.